la squadra. Una squadra che voleva la salvezza, una squadra che voleva far crescere i giovani. Poi, ad un tratto, questa squadra inizia a vincere. Oggi, qui, si gioca la Serie A1. A tutti i appassionati di pallanuoto, di telespettatori della Civitavecchia, più cordiale buonasera dallo Stadio del Nuoto, dove siamo per assistere alla gara 2 delle finali promozione tra Enel SNC e Rari Nantes Salerno. Rosso Celesti in vantaggio per 1-0 e se vincono questa sera qui a Civitavecchia tornano nella massima serie. Vicino a me Alessio Vallerga, buonasera Alessio, un piccolo telegramma su questa partita. Ma innanzitutto buonasera a tutti, la cornice indubbiamente delle migliori, il tifo si sente da una parte e dall'altra perché lo vediamo, c'è una discreta rappresentanza anche dalla Campania. Ci si gioca la 1, non si pensava che fosse così, invece la 1 può essere una realtà. Se la SNC ripete la prestazione della scorsa settimana, potremmo festeggiare in una cornice bellissima e tra l'altro in un contesto inatteso. E allora andiamo a leggere le formazioni mentre lo Stadio del Nuoto diventa sempre di più un'autentica bolgia con entrambe le tribune che ormai hanno alla formazione della con la calottina blu, colori giallo-rossi, numero 1 Vincenzetti, numero 2 Vitolo, numero 3 Esposito, numero 4 Pasca, numero 5 Sentic, numero 6 Trocciola, numero 7 Fraufelder, numero 8 Biancardi, numero 9 Pastorino, numero 10 Vuolo, numero 11 Talamo, numero 12 Perez, numero 13 Postiglione, allenatore il signor Vuletic. E passiamo all'Enel SNC, numero 1 Baffetti, numero 2 Antonelli, numero 3 Colaine, numero 4 Minà, numero 5 Rinaldi, numero 6 Nieves, numero 7 Gianluca Muneroni, numero 8 Andrea Muneroni, numero 9 Bertini, numero 10 Foschi, numero 11 Buffardi, numero 12 Capitan Mauro Pagliarini, numero 13 del lungo allenatore Marco Pagliarini. Arbitreranno questo incontro i signori Carannante e Bianco. Telespettatori, lasciatecelo dire, che atmosfera, veramente meraviglioso. Il colpo d'occhio qui allo Stadio del Nuoto sembra di stare per assistere ad una finale scudetto, invece ci si gioca la promozione in Serie A1 e vi assicuro che in Serie A2 un pubblico così se lo possono sognare veramente tutti. Una rappresentanza nutrita e colorita e rumorosa, come diceva Alessio Vallerga, per quanto riguarda il Salerno, ma oggettivamente più rumorosa, come sentite, è quella della SNC, con la squadra rosso-celeste che può contare sul classico tifo che farà veramente l'uomo in più. All'andata hanno vinto i rosso-celesti per 10-9, sconfiggendo per la prima volta in tutta la stagione il Salerno in casa. Hanno stravolto tutto i rosso-celesti in quest'anno e veramente adesso hanno la possibilità di giocarsela questa benedetta promozione in Serie A1, che potrebbe essere, se lo speriamo tutti, la terza nel giro di 5 anni, dunque un bellissimo bottino. Un Salerno che si è allenato vicino a Civitavecchia in settimana, un paio di giorni al cospetto del Latina, a Latina dove gioca anche Daniele Simeoni, e che si gioca anche in Latina si gioca la promozione in Serie A1. Mentre per quanto riguarda la SNC, settimana davvero tranquilla, molto attenzione, tanta carica, giocatori che non vedono l'ora di entrare in vasca, volti tesi da parte di tutti, e ne è ben donde, e sarebbe strano il contrario. Per quanto riguarda la formazione, c'è Loris Foschi, che settimana era caduto vittima di un infortunio alla mano sinistra, ma l'attaccante civitavecchiese non avrebbe perso questo incontro per nulla al mondo, e dunque è qui pronto come non mai a giocarsi insieme a tutto il resto della formazione di Marco Pagliarini questa promozione. In porta gioca
in porta gioca Aurelio Baffetti. Le squadre stanno ormai per entrare in vasca. Marco Pagliarini Alessio in settimana ha detto: questa è una partita molto difficile, loro sono carichi e noi dobbiamo vincere per andare in A1, perché altrimenti la gara 3 a Salerno sarebbe veramente veramente complicata. Tanta tensione da parte di tutti. Assolutamente sì, però bisogna anche fare un'altra considerazione, è che oggi chi ha tutto da perdere in realtà è il Salerno, proprio in funzione di quello che è successo la scorsa settimana. Nessuno probabilmente pensava che l'SNC in gara 1 potesse spuntarla subito. Invece è arrivato questo successo che probabilmente ha rivoluzionato i piani dei due allenatori in versi opposti. Adesso sì, la SNC naturalmente è tesa, però chi aveva il vantaggio del fattore campo l'ha perduto. Adesso è in mano alla SNC, è una carta importante, va sfruttata al meglio, però la tensione secondo me sta più nelle teste dei salernitani piuttosto che in quelle dei civitavecchiesi. Salerno, l'abbiamo ricordato per quanto riguarda la SNC ad inizio telecronaca, Salerno che è stato costruito appositamente per andare in A1, solamente per questo, è una squadra che vuole fortemente questa promozione. La SNC ci si è trovata non per caso ma per meriti, però diciamo che non era propriamente la sua prerogativa iniziale, ed è una partita molto tesa da parte di tutti, con il Salerno che vuole vendicarsi di quella gara 1 che, anche a detta dello stesso tecnico Marco Pagliarini, non ha visto il Salerno migliore, un Salerno sicuramente in debito a livello psicologico. Ma bisogna anche dire che una delle prove più difficili in questa partita sarà anche la tenuta atletica, perché ricordiamo che le squadre ormai giocano ininterrottamente da più di 15 giorni ogni 3 giorni. Il Salerno arriva a questa finale dopo 3 partite con il Torino, lo stesso dicasi per la SNC che ha avuto 3 partite con la Canottieri Napoli, quindi a questo punto saltano gli schemi, salta anche forse la resistenza fisica e probabilmente Alessio diventa più questione di voglia. Diventa questione di testa, direi, perché adesso si gioca ormai per inerzia, si è in una fase della stagione in cui ormai non conta più il fattore atletico, bisogna soltanto stare attenti agli infortuni, perché in realtà quello che conta indubbiamente è la testa. Intanto si sta per cominciare, e aggiungo anche che mi fa un po' specie il fatto che poi alla fine la prima gara veramente importante di questa stagione, che era appunto gara 1 con la SNC, il Salerno costruito per andare in A1, l'abbia steccata. Potrebbe essere un segnale importante per la SNC, che, lo dico e lo ribadisco, non ha nulla da perdere. Ed allora tutto è pronto per il primo scatto al centro di questa partita, nei primi 7 per la SNC, tutti bene o male, tutti i giocatori più esperti, con Baffetti, Foschi, Colene, Buffardi, Rinaldi, poi i fratelli Muneroni. Mentre il primo scatto al centro probabilmente lo effettuerà Gianluca Muneroni per la SNC, mentre nel Salerno si va con Postiglione, Perez, poi il portiere Vincenzetti, numero 7 Fraufelder, numero 5 Sentic, numero 6 Trocciola ed infine il numero 8 Biancardi. Sono dunque queste le squadre che sono scese in vasca per il primo scatto al centro. Tutto è pronto, Gianluca Muneroni contro Tanamo. Partiti, è iniziata questa gara 2 delle finali playoff. Primo scatto al centro con la palla conquistata da Gianluca Muneroni, che però manda la palla a fondo e dunque punizione per il Salerno. Salerno che prova subito ad imbastire l'azione con Postiglione sulla destra, si allarga Tanamo di fronte a sé. Postiglione a Buffardi, fallo al centro, si gira il numero 5 Sentic, che aveva spiazzato per un attimo Baffetti, ma Baffetti si fa trovare pronto, quindi prima azione pericolosa per il Salerno. C'è Foschi, ora la chiama la palla a Muneroni, davanti a sé Rinaldi per Foschi
Foschi va a fondo, punizione, alzo e tiro, palla che sorvola la traversa. Dunque rimessa per il Salerno con Vincenzetti. Vincenzetti per il numero 11, Talamo per il numero 6, Trocciola al centro, avanza ancora Sentic, marcato da Coleine, prova a scappare la marcatura Postiglione ci riesce, pochi secondi per andare al tiro per il Salerno, Sentic, Beduina, palla fuori, ed è un Salerno sicuramente arrembante, ma era quello che ci si aspettava. Assolutamente sì, è un Salerno reattivo, prima la parata di Baffetti che ci ha tenuto tutti col fiato sospeso, adesso questa Beduina che è andata fuori. Il Salerno chiaramente vuole segnare, l'SNC, tra l'altro vedo che Marco Pagliarini ha tenuto fuori il fratello Mauro, quindi sta probabilmente studiando delle tattiche un po' diverse rispetto al solito. Vedo Buffardi intanto nel ruolo di centrobo che si atterna un pochino con Foschi, secondo me sta provando delle varianti tattiche proprio per cercare un po' di scardinare la difesa salernitana. E abbiamo visto il tiro di Rinaldi con la bella reazione di Vincenzetti, ed è il Salerno che adesso ha 10 secondi per andare al tiro, prende punizione intelligentemente Trocciola, Perez al centro, c'è sempre Sentic, cerca l'anticipo Coleine, ottimo in difesa, retropassaggio per Baffetti, e quindi c'è palla al portiere Civitavecchiese, poi Gianluca Muneroni al centro, Buffardi, poi Rinaldi, ancora Muneroni, lotta Buffardi, 6 secondi, 5 secondi, pallonetto, gol di Gianluca Muneroni, 1-0. A 2 minuti e mezzo dall'inizio del primo tempo il giovanissimo Gianluca Muneroni con un pallonetto che sembrava destinato a finire nelle mani di Vincenzetti buca la porta del Salerno ed è 1-0. Buona l'iniziativa di questo giovane che probabilmente nella crescita generale ottima di tutti i ragazzi della SNC quest'anno è uno di quelli che è cresciuto di più. Ma la dimostrazione secondo me è il fatto stesso che Pagliarini lo abbia schierato dal primo secondo in vasca nel set titolare. Adesso chiaramente in questo sport le rotazioni sono talmente frequenti che magari non può essere un dato completamente indicativo, però è segno che sicuramente l'allenatore si fida, e se non ricordo male contro l'Imperia il primo gol in questa vasca l'ha segnato proprio lui, segno proprio comunque di una maturazione e di una crescita che sono stati evidenti. Questo è un pallonetto che a 3 secondi dalla fine del possesso palla ci vuole una mente molto lucida per farlo, quindi diamo atto a questo giocatore della crescita veramente importante e l'apporto che sta dando a questa squadra. E nel frattempo c'è un controfallo, un fallo a centrovasca, dunque la SNC che stava ritornando in difesa per aver perso la palla può nuovamente giostrare 30 secondi in attacco. Mauro Pagliarini, Fabrizio Rinaldi al centro, Buffardi vicino a lui, Coleine che cerca di entrare, Buffardi esce, gli fa spazio, intanto la palla arriva a Nieves prova ad uscire dall'acqua, Mauro Pagliarini chiama la calma il capitano rosso celeste, Buffardi Nieves tiro, palla sopra la traversa, ha tentato la conclusione dalla distanza il cubano che purtroppo non ha trovato fortuna sulla sua traiettoria. Con il numero 11 Talamo per Perez in direzione di Postiglione verso Trocciola, Sentic ancora al centro marcato da Nieves, fallo di Mauro Pagliarini. L'SNC tiene a distanza il Salerno, riesce a mantenerlo lontano, ma attenzione, c'è lo scatto al centro di Postiglione, rigore! Ed è rigore con fallo di Gianluca Muneroni. Rigore dunque per il Salerno al quarto minuto, fallo di Gianluca Muneroni su Postiglione.
Postiglione che era fuggito alla marcatura, aveva effettuato il taglio al centro, riceve palla e dunque subisce il fallo. Lo stesso numero 13 dai 5 metri, va al tiro e gol. Postiglione su rigore al quarto minuto, pareggia i conti per il Salerno, per la felicità dei tifosi ospiti. Dunque prima espulsione per la SNC, un Salerno che ovviamente sfrutta ogni occasione. Ma sì, io sono rimasto piuttosto perplesso perché la difesa era stata assolutamente ermetica fino al momento del rigore. Fallo subito indietro per poter raccogliere il pallone, la difesa era stata perfetta, aveva portato al limite dei 30 secondi la squadra avversaria e poi questo taglio improvviso su cui Muneroni si è trovato in palese ritardo ha dovuto far fallo da rigore. La SNC deve stare molto attenta a questi dettagli. Nel frattempo avanza il Salerno, Postiglione, palla per Trocciola e la sfera viene bloccata sul primo palo da Aurelio Baffetti. 3 minuti e mezzo. 3 minuti e mezzo alla fine di questo primo tempo. C'è Loris Foschi che avanza, SNC che se la prende comoda. Nieves, Foschi cerca la palla al centro per Buffardi, ma si era chiuso bene il Salerno. Adesso è Vincenzetti per Postiglione, c'è sempre Sentic al centro, espulsione di Mauro Pagliarini e sbaglia la superiorità numerica. Trocciola per un grandissimo Aurelio Baffetti, ottimo l'intervento di Aurelio Baffetti, ma stiamo attenti perché sta per ripartire subito in attacco la SNC. Coleine, c'è solo Gianluca Muneroni, lo vede, lo serve, poi Rinaldi, 3 secondi per andare al tiro, va al tiro Rinaldi e c'è una deviazione di un giocatore del Salerno. Ovviamente ricordiamo che il tocco del portiere non viene considerato come rimessa per gli avversari, c'è stato un giocatore di movimento che ha deviato la palla e dunque Loris Foschi, Coleine per Rinaldi, Buffardi, Muneroni, va giù, Buffardi, finta al tiro e la palla per un secondo sfugge dalle mani di Vincenzetti ma termina sul palo. Può ripartire il Salerno, ma partita veramente, veramente equilibrata tra due formazioni che si equivalgono. Assolutamente sì, la SNC, devo dire la verità, non mi sta piacendo particolarmente in attacco, in difesa è assolutamente chiusa, è difficile passare, ma in attacco probabilmente per una tattica specifica voluta da Pagliarini sta cercando in tutti i modi di arrivare al limite dei secondi. Intanto ti lascio il tempo, c'è Nieves, gol! 2-1! A 1:24 dalla fine del primo tempo, 2-1 della SNC su assist di Coleine che imbecca perfettamente Nieves in contropiede, arriva il 2-1. Nieves che esce dall'acqua tra gli applausi del pubblico, applausi meritatissimi perché oltretutto è stato anche un bel gol frutto di una bella azione. Salerno che riparte ora con Perez, palla per Traufelder, Perez Esposito, Fraufelder al centro,
Vlahovic, ma che Aurelio Baffetti, veramente, veramente fenomenale. Beh, è quasi finito il primo tempo e se c'è un elemento che ha, per così dire, destabilizzato l'incontro, nel senso che ha fatto sì che l'equilibrio in qualche modo venisse... E ancora una volta, scusa, Baffetti su Šentić, veramente, Baffetti, meraviglioso. Appunto questo sto dicendo, se c'è una differenza tra le due squadre, in questo momento è proprio il portiere, cioè Baffetti ha compiuto almeno due interventi prodigiosi, quello soprattutto in inferiorità numerica è stato qualcosa di strepitoso. Adesso sta neutralizzando tutto il neutralizzabile, ha preso gol soltanto sul rigore e questo soprattutto a livello psicologico è chiaro che condiziona la squadra salernitana e lui si sta caricando sempre di più. Terza parata nel frattempo di Baffetti, alla faccia dei 45 anni del portiere. 23 secondi, Gianluca Moneroni, grande gol! SNC a 12 secondi dalla fine, Fabrizio Rinaldi. E dicevamo, prima dicevi che forse la SNC aveva qualche problema in attacco, forse ti hanno sentito, fatto sta che negli ultimi secondi hanno risolto. Evidentemente sono permalosi, si sono offesi di quanto ho detto, scherzi a parte, qui lo sto sottolineando all'inizio, è la testa che sta facendo la differenza. Rinaldi ha fatto un tiro a frusta che sembrava essere un tiro quasi normale, è finito sotto il 7, ha preso di sorpresa tutti, compreso il portiere avversario, è segno di una lucidità che c'è ed è importantissima. E finisce così il primo tempo di questo incontro sul 3-1. Allora, risultato, abbiamo detto, parziale di 3-1, SNC in vantaggio dopo circa 2 minuti e mezzo con un pallonetto di Gianluca Moneroni, pareggio del Salerno con Postiglione sul rigore al quarto, poi a 2:24 dalla fine Nieves su contropiede per 2-1 e a 12 secondi dalla fine il 3-1 di Rinaldi con un tiro che è andato a finire sotto all'incrocio. In questo frangente tre parate decisive di Aurelio Baffetti. Primo tempo rosso celeste, Alessio. Primo tempo rosso celeste, però non si offenderanno né Gianluca Moneroni né Nieves e né tantomeno Rinaldi se dico che la differenza vera l'ha fatta Baffetti, perché in più di tre occasioni ha neutralizzato dei potenziali gol del Salerno. La differenza vera secondo me l'ha fatta lui, perché se avesse segnato in quell'occasione il Salerno saremmo stati più o meno sul 3-3. Eccolo dove sta il vero break in questo momento. E tra l'altro quello che dicevo poco prima che finisse il primo tempo, lui si sta caricando, è un giocatore molto emotivo da quel punto di vista, ha fatto queste tre parate, adesso si sente forte e il Salerno invece è in difficoltà perché vede che in qualsiasi modo riesce a tirare poi non passa neanche in superiorità numerica. La prima che è capitata poteva essere un'ottima occasione per andare in vantaggio e invece si sono trovati davanti i Baffetti. L'equilibrio di questa partita probabilmente si sta giocando proprio su Baffetti e su quello che succederà nei minuti prossimi. Tanto le due squadre si sono già disposte per il secondo scatto al centro dell'incontro. Ricordiamo ancora una volta il risultato, siamo sul 3-1 per la SNC. Andrea Moneroni contro Esposito, due giovanissimi. Vediamo chi la spunterà. E palla ad Andrea Moneroni. 3-1. Emiliano Colene prende ed avanza con il pallone tra le mani. Sfera che finisce poi tra le mani di Pagliarini e Colene. Colene nel frattempo in acqua, c'è Bertini che al centro sta lottando con Talamo.
Pagliarini, Muneroni, Muneroni, Muneroni prova il tiro ma Vincenzetti si fa trovare pronto. Adesso è il Salerno che riparte sulla sinistra, lanciato Esposito, Esposito, Esposito non sa chi passare il pallone, la passa a Talamo, rigore, espulsione di Andrea Muneroni e rigore su Vuolo, quindi secondo rigore del Salerno che va dai 5 metri con Vuolo, prende fallo con Vuolo, adesso è Perez, cubano come Nieves, di fronte a lui Baffetti, Perez va a tiro e gol ed è 3-2, Perez sul rigore a neanche 45 secondi dalla fine, il Salerno si porta a meno 1, ma Alessio è indicativo il fatto che due gol che ha fatto il Salerno li ha fatti solamente sul rigore. Li ha fatti sul rigore, sottolineerei anche che li ha fatti su due distrazioni della difesa che poi sono state appunto le uniche. La partita è ricominciata un po' sui canoni dove l'avevamo un po' lasciata, con l'SNC che sfrutta al massimo i 30 secondi, invece il Salerno evidentemente cerca prima possibile il fallo da espulsione proprio per guadagnare tempo e arrivare con maggior certezza al gol. Il motivo della partita sarà sempre questo, a meno che non cambino gli equilibri cammin facendo, se no altrimenti penso che più o meno andremo a vedere una partita su questi canoni. E nel frattempo arrivano gli urli del pubblico per un fallo ravvisato su Nieves che però i direttori di gara non hanno visto, così si riparte con il Salerno, palla per Faufelder, Faufelder che non si accorge fortunatamente per la SNC subito per il del pallone perché altrimenti avrebbe tentato il tiro, palla in attacco del Salerno, controfuga, si riparte, Baffetti, 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 Pagliarini, Colaine, Colaine, tira gol! Tiro a schizzo di Colaine, tiro a schizzo di Colaine a 1 minuto e 30 dall'inizio del secondo tempo, 4-2 della SNC, buona l'intuizione di Colaine, ma qui sento puzza anche di errore di Vincenzetti. Ma mi hai un po' letto nel pensiero, stavo analizzando i 4 gol presi, escluso forse quello di Neves in contropiede, direi che su tutti e 3 i gol forse Vincenzetti non è stato impeccabile, tutti tra l'altro presi in parità numerica, ho il sospetto che soffra i tiri dalla distanza, se ne sono accorti, stanno forzando e forse è proprio questo il motivo per cui aspettano sempre il limite dei secondi per tirare, proprio per avere quasi la matematica certezza. Attenzione, c'è il gol, c'è il gol di Perez, Perez che riaccorcia le distanze per i suoi al secondo minuto, Salerno che non molla, Salerno che non molla, è una squadra che è consapevole delle proprie capacità, consapevole di essere comunque in svantaggio, ma che comunque fino a questo momento non ha mai perso la concentrazione. No, se non fosse che davanti porta hanno sbagliato parecchio, chiaramente stiamo giocando una finale in cui ci si gioca un posto nella massima serie nazionale di pallanuoto, quindi la partita non sarà chiusa fino all'ultimo secondo, questo era fuori di discussione, ma già da prima. Indubbiamente questa è stata l'unica azione in cui loro hanno fatto gol in parità numerica e quindi è segno che comunque la difesa sta reggendo bene. Ribadisco, in attacco vorrei forse vedere qualcosa in più dalla SNC. Si riparte con Postiglione, subisce il fallo di Foschi, attenzione, Postiglione subisce il fallo di Foschi, ma nel frattempo è arrivato il fischio perché Perez
ha bisogno delle cure mediche del dottor Gianfranco Iacomelli, che è medico a Bordo Vasca. Comunque, dicevamo, va detto che l'SNC sta interpretando comunque bene questa partita, lo stesso lo sta facendo probabilmente anche il Salerno, perché è in svantaggio sia nella partita 1 sia in questo frangente, sta giocando con praticamente un intero stadio contro. Noi possiamo ipotizzare ci siano circa 800 più persone, ne togliamo un'ottantina, per il resto sono del Salerno, per il resto sono tutti civitavecchiesi, insomma psicologicamente è dura da affrontare. Sì, probabilmente a Largo Galli lo stesso effetto con la piscina scoperta non si avrebbe avuto. Intanto c'è espulsione, ti lascio la parola. Sì, c'è l'espulsione per Bertini, uomo in più. Uomo in più del Salerno, tiro gol, ma c'è stato il fallo al momento del tiro e dunque tutto vanificato. Espulsione e adesso c'è l'uomo in più. Uomo in più. Uomo in più, espulso Perez, primo uomo in più per la SNC. Foschi, Rinaldi, Mauro Pagliarini, 15 secondi alla fine. Bertini, gli scivola la palla dalla mano, Pagliarini, palla verso Buffardi, era rientrato Perez, fallo invece, adesso siamo a parità numerica, pallonetto. E nulla da fare, quindi svanisce questa prima occasione con l'uomo in più della SNC, sempre 4-3 allo stadio del Nuoto, a 4:48 dalla fine. Avanza nel frattempo il Salerno con Talamo cerca e trova Perez, alzo tiro e ancora tocco propiziatorio di Baffetti, deviazione sul palo, palla ancora per il Salerno, Postiglione chiama, calma il Salerno, a 20 secondi per andare al tiro. Postiglione, al centro, c'è volo anticipato perfettamente da Mauro Pagliarini, bravissimo anche Bertini nel bloccare il numero 10 del Salerno. Assolutamente, lo hanno chiuso in due, hanno fatto in modo uno di trattenerlo sul fisico, l'altro di recuperare il pallone. L'abbiamo detto e ripetito, la difesa va benissimo. Nella prima superiorità numerica invece abbiamo visto un po' di incertezza. Mauro Pagliarini ha chiamato un taglio all'interno proprio per sfruttare l'uomo in più, il compagno non l'ha seguito. È necessario stare attenti a questi particolari, anche perché se non ricordo male nella partita di andata sono state proprio le superiorità numerica che hanno fatto la differenza, con il Salerno che ha sbagliato tutto quello che era possibile sbagliare. Sì, nel frattempo c'è stata anche la parata propiziatoria non del portiere ma di un difensore del Salerno sul tiro ravvicinato di Foschi, palla che è poi terminata al lato. Adesso sono proprio i salernitani con Pastorino per Postiglione, parte da lontano la squadra di Vuletic, Biancardi, tiro dalla distanza, ma con un Baffetti così un tiro da quella distanza era un po' pretenzioso. Comunque Rinaldi a centro vasca, tre minuti alla fine, Foschi per Bertini al centro, Buffardi, palla al Salerno, Perez avanza sulla sinistra in velocità, tutto il Salerno, momentanea superiorità numerica, poi rientra anche Buffardi e c'è il gol di Perez che poi si gira verso la tifoseria, ammonito Marco Pagliarini, 2:38, 4-4. Ammonito Marco Pagliarini che protestava evidentemente per un fallo. C'è stato il gol di Perez che raggiunge quota 3 gol e fino ad ora diciamo che il cubano l'italo cubano del Salerno sta svolgendo un po' il ruolo di uomo in più. Eh sì, è proprio la sfida per Sbaffetti, se vogliamo come dire sintetizzarlo al massimo.
è chiaramente il cannoniere della squadra salernitana, ha segnato 3 delle 4 reti fino adesso, è chiaro che le attenzioni devono essere in particolare rivolte su di lui. E probabilmente, ecco, rispetto al primo tempo comincia a mancare qualche gol. Baffetti sta facendo quello che ha fatto fino adesso, cioè il massimo possibile e forse qualcosa in più. È l'attacco che in questo momento sta peccando, ci vuole qualche gol e meglio ancora se arriva in parità numerica. Colene per Rinaldi, 10 secondi per andare al tiro. Rinaldi, palla per Minà. C'è stato... Espulsione per Minà, attenzione, uomo in più, time out chiamato da Marco Pagliarini, uomo in più, chiamato da Vuletic, allora uomo in più per il Salerno con questa espulsione per Minà che francamente è sembrata un po' troppo fiscale, anche perché il giocatore pochi secondi prima aveva ricevuto lo stesso identico colpo sul volto, insomma si poteva lasciar correre in entrambe le situazioni. Fatto sta che comunque adesso l'SNC dovrà subire la manovra dei salernitani in superiorità numerica. Superiorità numerica 4-4 il risultato, ed è abbastanza indicativo il fatto che la SNC fino ad ora abbia collezionato 5 espulsioni ed il Salerno solamente una. Dunque rientrano le squadre, vedremo il Salerno come giostrerà questa superiorità numerica. 20 secondi per andare al tiro, momento delicato perché il Salerno ha la possibilità di portarsi in vantaggio. Postiglione, Talamo per Postiglione perde la palla in direzione di Perez, Postiglione, ancora Postiglione, fallo in attacco di Talamo, dunque superiorità numerica, l'ennesima fallita dal Salerno, 3 superiorità numeriche, 0 gol, una sola per la SNC, 0 gol. Gianluca Muneroni per Nieves, si accentra nel frattempo Buffardi, anche Foschi, in due davanti, Muneroni, espulsione per Trocciola, uomo in più dell'SNC, Nieves, Colene, tira e gol! Emiliano Colene porta in vantaggio la SNC in superiorità numerica, tra l'altro la prima superiorità numerica concretizzata da tutte e due le squadre dall'inizio dell'incontro, e qui veramente personalmente non riesco a sentire la mia voce, mi auguro che almeno a voi a casa cominci ad arrivare, ma veramente al di là poi del gol, anche segnare per un giocatore, segnare ed essere applaudito da un pubblico del genere è veramente una grande emozione. È una grandissima emozione, lo dicevamo prima, del peso specifico del pubblico che si sente qui. La sirena della Giacomini Band ci ha impedito di sentirci a brevissima distanza, intanto c'è espulsione. Sì, c'è espulsione per Buffardi. Seconda per Buffardi, attenzione. Postiglione, uomini più del Salerno. Va al tiro, c'è il gol! Gol di Talamo! Talamo, superiorità numerica concretizzata dal Salerno, 5-5 a 41 secondi dalla fine. E adesso arrivano i problemi per la SNC perché c'è Buffardi gravato di 2 falli quando siamo alla fine del secondo tempo. Colene per... Attenzione. Superiorità numerica. Esce Postiglione. Colene per Gianluca Muneroni.
Gianluca Muneroni, sta per scadere il tempo, doppia espulsione, esce fuori anche l'11, esce fuori anche l'11 e la palla non viene concretizzata. Ci riprova Muneroni, Colaine, tira, la palla fuori e finisce così questo secondo tempo. 5-5 si va a riposo lungo. Ed eccoci di nuovo qui dallo stadio del Nuoto per assistere al terzo atto del match tra Enel SNC e Salerno. Enel SNC e Salerno, match fisso sul 5-5 dopo il primo tempo terminato per 3-1 in favore dei Civitavecchiesi. È arrivato il secondo tempo con un parziale di 4-2 per il Salerno, dunque siamo in parità. Per quanto riguarda invece le espulsioni, devo correggere quanto avevo detto prima: Buffardi non ha due espulsioni, ne ha una, quindi chiedo scusa a voi telespettatori. Tutto è pronto per il terzo scatto al centro. Muneroni contro Biancardi, anzi Pastorino. Tutto pronto. Primo scatto al centro. Partiti. E la palla è del Salerno. Alessio, possiamo dire che l'equilibrio si è confermato anche nella distribuzione dei parziali. Primo tempo 3-1 per la SNC, 4-2 per il Salerno invece nel secondo tempo. Ma sì, quello che posso constatare è che rispetto al primo tempo del secondo è mancato qualche gol. Nel primo invece c'è stato, è stato la fase in cui la SNC ha imposto il suo break quando sono mancati i gol. Chiaramente a Baffetti si può chiedere tutto, ma non sono mai miracoli, e di conseguenza poi qualche gol anche del Salerno, che naturalmente una compagine forte è arrivato. Intanto recupera palla la SNC, fallo in favore della SNC e Rinaldi scatta in avanti. Rinaldi per Gianluca Muneroni. Rinaldi, tiro! Palla che esce fuori alla destra di Vincenzetti. Vincenzetti per il numero 12, Perez. Perez verso Postiglione, fallo di Foschi. Postiglione per Pastorino, dietreggia Pastorino, espulsione di Buffardi e c'è la traversa, quindi superiorità numerica fallita per il Salerno, che manca l'occasione a 6 minuti e 45 dal termine del terzo tempo per portarsi in vantaggio. Foschi, non è finita perché l'SNC riparte subito velocemente, si porta al centro Nieves, anzi Colaine, Muneroni, Nieves tira, intervento di Vincenzetti, e Vincenzetti comincia a riprendersi dopo un primo tempo sottotono. Sì, sembra un po' riprendersi. Tra l'altro purtroppo stavolta sì, Buffardi è gravato di due falli, manca tutto il terzo e tutto il quarto tempo, quindi dovrà fare molta attenzione. Ma è clamoroso l'errore di Sentic, che veramente solo a un passo dalla porta è riuscito a sbagliare in modo, oserei dire, sorprendente. Questo è un buon segno, bisogna fare attenzione. Adesso in questo caso il tiro da lontano forse non era la soluzione migliore. Il tiro da lontano comincia
nuovamente il Salerno, palo di Nieves a centro vasca, Pastorino, Pastorino per Postiglione, fallo su di lui, Postiglione, Postiglione, girata di Sentic e c'è il vantaggio del Salerno, attenzione, attenzione, 6-5, gela lo stadio del Nuoto Sentic in girata. A 5.48 dalla fine il Salerno, passa in vantaggio il Salerno, bravo Sentic, ma forse ha sgomitato un po' troppo. Indubbiamente ha sgomitato, però insomma si trova nel ruolo di centro boa e quindi, come dire, ci può anche stare. Semmai mi ha sorpreso un po' Baffetti visto quello che ha fatto fino adesso. No, probabilmente ha fatto una bella cosa e in parte ha riscattato quell'errore impressionante di prima. Comunque volevo sottolineare un altro aspetto, che è quello che è stata la prima volta in cui si è marcato strettamente a uomo e negli spazi. Ma qui è rigore! E attenzione, questa è veramente clamorosa, tre uomini sopra Nieves, l'arbitro fischia palla a fondo, veramente questo è uno svarione, è uno strafalcione arbitrale, questo oggettivamente era fallo su Nieves. Probabilmente sì, finisco quello che stavo dicendo, sia a difesa schierata la SNC è impenetrabile, nel momento in cui sono andati a uomo negli spazi probabilmente il Salerno riesce a giocare meglio, quindi è necessario che in difesa si sia più stretti possibile e che in attacco sì, sfruttando al massimo i 30 secondi, ma bisogna andare in gol. Colene cerca il pallonetto su Vincenzetti, ma il portiere riesce a prendere la palla, 4 minuti e 30, Postiglione, Postiglione. Postiglione. Al centro c'è Sentic, stavolta arriva il fischio del direttore di gara. Baffetti. Mauro Pagliarini. 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 Tiro di Pagliarini dalla distanza, intervento di Vincenzetti. E la palla è per Gianluca Moneroni che va a prendere la sfera. Pagliarini. Nieves. Pagliarini, 23 secondi per l'SNC per andare al tiro. Gianluca Moneroni, Pagliarini, 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 Gianluca Moneroni e va giù Foschi e anche qui forse ci vorrebbe il replay, ma Foschi è andato abbastanza giù in maniera innaturale e non ci sembrava volontario, quindi comunque l'arbitro non fischia, l'arbitro fischia la fine dell'azione, chiama a sé il pallone, chiama a sé il pallone, il numero 8 Biancardi ha bisogno dell'intervento del medico Gianfranco Iacomelli. Quel rigore, sì, puntini puntini, no, indubbiamente ci poteva stare, lo possiamo dire, insomma non credo che si offenda nessuno, semmai credo che con l'andare dei minuti i falli e soprattutto le espulsioni verranno fischiati col contagocce, si sa che la posta in palio è altissima e dunque gli arbitri peseranno molto ogni decisione, lo si è visto qui in cui probabilmente con Foschi potevano concedere i 4 metri o quantomeno l'espulsione, scusate i 5 metri, io sono rimasta la vecchia palla a nuoto. Però credo che, come tra l'altro notavo come è successo prima,
tra Sentić e Koleine, probabilmente è successa la cosa di qua. È un metro di giudizio, a me probabilmente, anzi sicuramente a me non piace, però se è questo speriamo che sia equilibrato e dall'una e dall'altra parte. 3 minuti e 16, palla per il Salerno che con Perez a 4 secondi dalla fine, poi Postiglione cerca il tiro con Talamo e la sfera poi tocca il palo. E vediamo alle spalle di Baffetti scaldarsi del lungo, chissà che non ci sia un cambio. Gianluca Muneroni, Muneroni per Rinaldi, Rinaldi verso Koleine, prova il colpo da maestro in beduina, colpo che gli è riuscito tante volte in questa circostanza, però il numero 3 non ha avuto la stessa fortuna. Talamo, Koleine può prendere palla, chiama il time out Marco Pagliarini e dunque possibilità di riprendere un po' il fiato per la squadra rosso-celeste, squadra rosso-celeste che tra l'altro può contare, se non vado errato, sull'uomo in più adesso in questo momento con l'espulsione di Sentić. Dicevamo Alessio, manca al di là dei due probabili rigori che c'erano per la SNC, prima su Nieves e poi su Foschi, la SNC in attacco è meno frizzante del solito. Sì, è meno incisiva del solito, ma secondo me perché probabilmente avrebbe fretta di tirare, però chiaramente deve seguire le direttive dell'allenatore e quindi è costretta in qualche modo a contenersi e probabilmente non è nella sua indole. Però evidentemente questa è la tattica giusta, è necessario mettere la palla dentro, soprattutto per una questione psicologica, per se stessi e soprattutto per dare dimostrazione al Salerno che è pericolosa sempre la SNC quando vuole lei. Mauro Pagliarini, gol! Al quinto minuto e 30 secondi Mauro Pagliarini pareggia i conti in superiorità numerica, si prende tutto il peso della responsabilità il capitano Civitavecchiese e va a bucare la porta di Vincenzetti. E vedete, comincia qualche battibecco tra Biancardi e Mauro Pagliarini e continuano a discutere e ovviamente adesso gli animi si scaldano. Espulsione, finisce Buffardi, terza espulsione per Buffardi che nel terzo tempo finisce la sua partita. Postiglione, uomo in più del Salerno, attenzione Perez e fallo in attacco, ma attenzione, la SNC perde in difesa Buffardi quando siamo a 6 minuti al sesto minuto del terzo tempo, fuori Buffardi per 3 falli. Koleine prova il tiro sbagliando, va a fondo Foschi ma la palla viene recuperata dal Salerno. Ora c'è Pastorino lancia il contropiede, Biancardi tiro e Baffetti, aiutato anche dal palo, riesce a neutralizzare questa azione. Contropiede, c'è Foschi, lo trova Muneroni e para ancora Vincenzetti. Che partita, continue fiammate, contropiede Sentić avanza, Koleine su di lui, Postiglione al centro, c'è solo Gianluca Muneroni, gli si para davanti Rinaldi e vantaggio del Salerno. Postiglione
Postiglione, il 7-6 è firmato da lui al settimo minuto. Alessio, veramente una partita che ha delle fiammate entusiasmanti. Assolutamente sì, per chi non è tifoso se la può godere veramente al massimo, perché è un batti e ribatti continuo. In questo caso, se la difesa fosse stata più accorta, probabilmente si sarebbe stato in parità numerica. Sono andati a raddoppiare sullo stesso uomo, lasciando libero Postiglione al centro. Erano in due, bisognava mantenere la parità numerica e soprattutto non bisognava concedere il contropiede. C'era stata l'azione di Foschi, hanno fatto bene a provarci, però adesso bisogna continuare su questi canoni e probabilmente bisogna spingere soprattutto in attacco. E adesso riparte dal centro la SNC sotto per 7-6 con Buffardi fuori dalla vasca. Mauro Pagliarini per Rinaldi. Mauro Pagliarini, Rinaldi. Mauro Pagliarini, Gianluca Muneroni, Rinaldi. Rinaldi tira il gol di Rinaldi! 7-7. Imparato in questi playoff, quando Rinaldi vede l'incrocio libero non sbaglia un colpo. No, l'incrocio è suo e non glielo toglie nessuno. Tra l'altro non so se hai notato che ha detto un "ci penso io", è molto carico il giocatore. Il secondo gol è che segna allo stesso identico modo. Infatti Vincenzetti ha dimostrato di essere un po' distratto. Sì, è un'arma che va assolutamente sfruttata, tra l'altro proprio sul filo della scadenza dei secondi. Quindi è un gol importantissimo, ma non bisogna concedere nulla. Attenzione! E attenzione! E attenzione! Protesta! Protesta la SNC! Gol di Vuolo a 16. Si riporta nuovamente in vantaggio il Salerno con Vuolo. Proteste dalla panchina della SNC per un fallo, a loro avviso, del numero 10. Rinaldi, 10 secondi, ormai conta la rovescia prima dell'ultimo tempo. Mauro Pagliarini, tiro ed è gol! L'illusione del gol, traversa e finisce così. Questo terzo tempo... che finisce 3-2 per il Salerno. Traversa in riga di Mauro Pagliarini. Alessio, un terzo tempo sempre in più entusiasmante. Queste due squadre alla fine di questi primi tre tempi, al di là di come andrà a finire, possiamo dirlo, meriterebbero entrambe di andare in A1. Assolutamente sì, il Salerno fa vedere quanto di buono più o meno sapevamo. In attacco, appena si sono allargate le maglie, ti punisce. È una squadra indubbiamente che può competere tranquillamente nella categoria superiore. L'SNC quatta ha dimostrato di essere anche lei una squadra di altissimo valore. Forse manca qualche cosa, qualche pizzico di esperienza in determinate fasi. Per esempio qui sul gol di Vuolo bisognava sicuramente arrivare alla scadenza del tempo in parità, invece si va sull'8-7 in vantaggio per loro. Bisognava forse, ecco, stare più attenti in queste fasi. Adesso c'è il tutto per tutto, bisogna giocare al massimo, tutto quello che viene e sarà ben accetto. Speriamo naturalmente che questo bene sia colorato di rosso celeste. Ed è tutto pronto per il quarto tempo del match. Le squadre si sono piazzate, c'è la SNC e il Salerno, ricordiamo il risultato, 8 Salerno, 7 è nella SNC Civitavecchia. In vasca c'è Del Lungo,
al posto di Baffetti. E attenzione, Dellungo al posto di Baffetti, prima scatta al centro, primo scatto al centro con il numero 7 Muneroni per la SNC ed il numero, se non vado errato, 8 Biancardi del Salerno. Quarto scatto al centro dell'incontro, c'è Carannante che va a parlare con Marco Pagliarini. Questo possiamo dirlo, al di là dell'esperienza che abbiamo stando qui a bordo vasca, non c'è mai stato buon sangue con Carannante qui a Civitavecchia, questo possiamo dirlo. Gli siamo dietro, magari non ci facciamo sentire, però oggettivamente è così, diciamo, almeno analizzando i fatti ogni volta ci sono sempre state delle discussioni abbastanza animate, questo lo possiamo dire. Tutto è pronto, vediamo chi si aggiudicherà l'ultimo scatto al centro dell'incontro. Ed è Biancardi del Salerno. Perez. Attenzione, da solo! Ed è da solo Postiglione! Ed era da solo Postiglione. 9-7, clamoroso svarione difensivo da solo Postiglione. 9-7, dopo neanche 10 secondi dall'inizio del quarto tempo. Rinaldi, bisogna recuperare subito. Mauro Pagliarini al centro, Nieves, fallo in attacco, e sul tiro di palma, attenzione, c'è Colaine per Gianluca Muneroni, è solo, può tirare Muneroni, finta contro finta, ancora una volta, e parata. Facciamo chiarezza sul gol annullato a Mauro Pagliarini ha tirato, la palla è entrata, ma mentre stava tirando era arrivato il fischio per un fallo di Nieves davanti al portiere, e adesso sicuramente Carannante ferma il gioco perché presumiamo ci sia qualche problema con le sirene. Vediamo, chiama Carannante qui davanti a noi. Le sirene, infatti il problema è la sirena da traghetto. Ivano Iacovelli se la prende e va fuori. E attenzione. Succede di tutto. Attenzione, vola l'acqua e si scaldano gli arbitri. Succede di tutto. Volano acqua, bottiglie, espulso Iacomelli. Dopo il primo minuto Carannante va fuori, e attenzione, volano anche bottiglie sugli arbitri, e attenzione, e così no, arriva Baffetti a richiamare l'attenzione e la calma del pubblico, che è veramente scatenato. Ci ha annullato il gol,
Mauro Pagliarini, Mario Pagliarini va a far star calmi i tifosi e sinceramente va bene prendersela con l'arbitro, va bene che l'arbitro probabilmente, anzi sicuramente, va bene che l'arbitro sicuramente sta esagerando, però il lancio di oggetti va oltre la sportività. Assolutamente sì, indubbiamente gli episodi sono stati contestati, ci doveva essere questa espulsione, si sono riscaldati gli animi. Vabbè, io vengo da un altro sport in cui l'animosità c'è, però poi rimane tutta in campo. A me non è piaciuto che Carannante sia stato colpito da una bottiglietta, l'abbiamo visto tutti, è inutile che ci nascondiamo. È chiaro che c'è tensione soprattutto in tribuna, è chiaro che bisogna fare il proprio dovere, però gli eccessi non sono mai giustificabili. E intanto va fuori uomo in più, va fuori Fraufelder, uomo in più della SNC, Gianluca Muneroni, Mauro Pagliarini, Colaine per Foschi, palla fuori. E attenzione anche Marco Pagliarini, questo non l'avevamo visto, espulso pure lui, quindi fuori anche Marco Pagliarini. 6 minuti e 24 alla fine. Mauro Pagliarini, palla fuori. Contropiede, Postiglione, fallo ed espulsione, ma per fortuna Cincischia, Trocciola, è stata l'espulsione di Nieves. Mauro Pagliarini, al centro c'è Foschi. 9 a 7 il risultato, 5 minuti e 30 per recuperare per la SNC. Gianluca Muneroni, al centro c'è Foschi, pallonetto di Gianluca Muneroni, rigore su Colaine. Espulsione per Perez. Mauro Pagliarini, dai 5 metri, rigore pesantissimo, a 5:26 dalla fine. Pagliarini contro Vincenzetti, va al tiro e gol! Baffetti viene invitato a star seduto. 9 a 8, 5:26 dalla fine, la SNC si riporta sotto di un gol. La grinta del capitano. E si riparte. Postiglione per Trocciola. Trocciola. 16 secondi. Biancardi. Espulsione per Rinaldi. E incrocio dei pali. E sbaglia il Salerno. Mauro Pagliarini. Può scattare la controfuga della SNC. Pagliarini contro Colaine al centro. Colaine, tiro e parata di Vincenzetti. 4:43 alla fine, 9 a 8, che partita veramente. Vincenzetti, non c'è un attimo di respiro. Postiglione cambia totalmente dall'altra parte. Arriva Talamo per Trocciola, tiro e para del lungo. Rinaldi, c'è da solo Nieves davanti.
15 secondi. Gianluca Muneroni. Gianluca Muneroni. Attenzione. Palla per Colene. Colene, tiro. E la parata di Vincenzet, e questa palla non vuole entrare. Eh no, sembra proprio di no. Forse c'è qualche forzatura, bisognerebbe ragionare di più. Probabilmente l'episodio che ha visto coinvolto Carannante ha alzato gli animi anche in vasca, e forse l'unico che è rimasto freddo è stato Del Lungo. È cambiato il portiere, sostituito Baffetti, ma il risultato in porta non cambia. Postiglione, Colene va a fondo. Sentic per il numero 12 Perez, c'è il contropiede, Rinaldi avanza, superiorità numerica in due indietro della Salerno. Gianluca Muneroni, al centro c'è Nieves, Muneroni per Rinaldi, tiro, e la palla va fuori sul tocco di Vincenzetti, che si sta facendo trovare pronto. Gianluca Muneroni, ammonizione alla panchina del Salerno, Gianluca Muneroni, Mauro Pagliarini, Rinaldi, Colene, Rinaldi, ancora Colene, arriva il fischio, c'è l'espulsione, il fischio è arrivato questa volta prima del tiro e su questo non ci piove. Talamo, espulsione, quindi uomo in più dell'SNC. Attenzione, Gianluca Muneroni, c'è il centro Foschi, Pagliarini, Colene, prova un tiro che forse questa volta l'attaccante ha preteso troppo da se stesso. 2:42 alla fine e il Salerno può manovrare di nuovo in attacco. Postiglione, su di lui va Rinaldi, comincia ad arrivare anche un po' di stanchezza. Palla fuori, espulsione di Postiglione, terza per lui, dunque va fuori Postiglione. Quindi uomo in più per la SNC con il timeout chiamato da Marco Pagliarini. Adesso gli allenatori in panchina sono praticamente Aurelio Baffetti e Marcello Del Duca. Alessio, veramente si vive con il fiato sospeso questi secondi che non sembrano passare mai. Assolutamente no, purtroppo la SNC è sotto di un gol e deve recuperare. Intanto l'obiettivo è il pareggio. Il Salerno ha dimostrato in superiorità numerica, è una squadra che mantiene i nervi saldi, il controllo della partita. Infatti ha sofferto quando era sotto, quindi primo e secondo tempo in particolare. Adesso ci vuole la stessa lucidità, soprattutto della prima frazione di gioco. E si riparte con Del Lungo, 30 secondi, superiorità numerica per la SNC. Del Lungo, 2 minuti e 25 alla fine. Colene per Rinaldi. Colene verso Muneroni per Mauro Pagliarini. Pagliarini tira il gol! Ed è pareggio! Mauro Pagliarini! 9-9! Mamma mia, dice il capitano! Mamma mia! E adesso è pareggio! Già il capitano, e attenzione, Carannante va a parlare con Del Duca, con la panchina. Carannante, 9-9, 2-13 alla fine, l'SNC si riposiziona in carreggiata. E adesso allontanano Buffardi se ne deve andare, dicono i direttori di gara. E attenzione, Alessio, che gol del capitano!
Eh sì, gran gol del capitano che, lo dobbiamo dire, in due momenti in questa partita si è assunto delle responsabilità non indifferenti, ha fatto il capitano veramente il rigore di prima e in questa azione in superiore numerica chiaramente ha cercato il momento giusto per scaricare il suo tiro classico dall'alto verso il basso che lui riesce a spingere tantissimo sulle gambe e esce quasi, quasi fino alle ginocchia e appunto si è assunto la responsabilità nei momenti decisivi. E adesso se c'è un merito per cui le squadre sono in parità, sicuramente questo merito è il suo. E adesso anche di Dellungo. Grande Dellungo sul tiro ravvicinato. Espulsione, attenzione, espulsione di Sentic. Espulsione di Sentic. Attenzione, espulsione di Sentic. 1:41 alla fine, uomini più per la SNC. Occasione d'oro da sfruttare. Mauro Pagliarini per Rinaldi. Antonelli, Gianluca Moreroni, scusate, Coleine, Mauro Pagliarini, 4 secondi per andare al tiro e ci arriva con la punta delle dita, Vincenzetti, contropiede, attenzione, contropiede Rinaldi, Trocciolo e gol. E questa non ci voleva, contropiede di Trocciola a un minuto dalla fine ed è 10-9 per il Salerno. Che ingenuità, forse anche la stanchezza si fa sentire. Indubbiamente la stanchezza si fa sentire, lo si vede la percentuale sbagliata di tiri in porta e non sono stavolta i portieri a fare la differenza ma sono i tiri errati. E qua purtroppo è stato proprio Mauro Pagliarini che forse ha forzato troppo la conclusione quando bisognava aspettare il filo dei secondi, è arrivato a questa controfuga con il gol che rimette in gioco il Salerno, due azioni più o meno e in una tassativamente bisogna fare gol. Mauro Pagliarini, 50 secondi alla fine, attenzione, Gianluca Moneroni, Rinaldi, seguiamo con attenzione questi secondi, pochi secondi, tiro e palo, 40 secondi, si ripete e la palla è stata deviata quindi riparte l'SNC che praticamente chiude questa partita in avanti, può pareggiare, ha tutto il tempo per farlo. Rinaldi, tiro, altri 30 secondi comunque, tutti per l'SNC. Mauro Pagliarini, fallo in attacco, tiro e Gianluca Moneroni, la palla va fuori e Colene si arrabbia, attenzione, 24 secondi, chiude in attacco il Salerno che è in vantaggio per 10-9 e vogliono perdere tempo giustamente e finisce probabilmente così questa partita, 10-9, partita veramente molto bella ma purtroppo il Salerno che è a 7 secondi dalla fine, time out nel frattempo della SNC, una bellissima partita, purtroppo la SNC perde l'occasione di andare subito in A1, si va quasi sicuramente, ormai mancano pochi secondi, a Salerno in gara 3 il 2 luglio, mercoledì, e la situazione si complica. Sì, si complica e se c'è un dato che forse emerge è quello che a condannare forse l'SNC è stata quella stessa brillantezza, quella sfacciataggine che l'ha portata fino qui. Probabilmente è mancata l'esperienza nel momento in cui serviva e al di là poi dell'apporto dei cosiddetti vecchietti poi è mancata la lucidità quando ci voleva e quindi adesso il Salerno probabilmente riuscirà a fare il colpo e a portarsi a gara 3 e andarsela a giocare in casa propria e stavolta sarà molto più difficile di gara 1. E adesso 7 secondi alla fine, 10-9 il risultato per il Salerno che adesso ovviamente fa melina e per lui sta per finire e finisce così la partita e finisce così e vince il Salerno 10-9, parziali 3-1, 2-4, 2-3,
2-2. Una bellissima partita, purtroppo la SNC ha pagato sì qualche errore arbitrale, ma anche poca incisività in attacco nella parte centrale dell'incontro e qualche errore in difesa. Dallo stadio del Nuoto è tutto, l'appuntamento è per mercoledì in gara 3 da Salerno. Un ringraziamento ad Alessio Vallerga per essere stato qui con noi. Grazie naturalmente per il contributo e soprattutto spero che gli appassionati di sport si siano potuti godere questa partita su TRC. Un ringraziamento a Carroberto Cornacchiola per le riprese dallo stadio del Nuoto, è veramente tutto. Un saluto da Damiano Celestini, buonasera.